Ti senti in colpa perché hai mangiato come un maiale. Perché l'hai fatto? Pasta asciutta, lasagne, trippa, prosciutto, salumi, Coca-Cola. Basta! Prima dell'estate mi rimetto in forma. Che poi in forma ci sei già. Una forma di formaggio, ma sei sempre in forma. Dipende uno che forma vuoi avere. Va bene, mettiamo che trovi la giusta motivazione per andare in palestra. Buonasera, io volevo fare una prova. Ma mi ha fatto palestra? No. Si vede. Però a casa ci ho pensi meglio l'acqua dentro. Senti, intanto oggi fai una prova. Poi se ti garba dopo si fa l'abbonamento. No, ugli da retta. Prima fa l'abbonamento, paga e poi fa la prova. Se no non lo fa più. Il primo giorno è quello più demoralizzante. Il personal trainer ti ha preparato la scheda. Si inizia con la cyclette per riscaldamento. 30 secondi dopo. Oh Big Jimmy, ma quanto ci devo stare qui sopra per riscaldarmi? 10 minuti. In 10 minuti un mi riscaldo e piglio fo. 7 minuti dopo, le gocce di sudore si mischiano alle lacrime. Piangi. Mancano solo 3 minuti, ma sono 3 minuti interminabili. Poi c'è il tempo lì davanti, sicché non passa più. Il cuore ce l'hai qui e ti dice: piano. Le gambe iniziano ad andare da sole. Quando scendi dalla cyclette i 50 metri li fai per inerzia. Continui a pedalare. Riscaldamento completato. Si passa agli esercizi per formare i muscoli. Muscoli che te non sapevi neanche d'avere. Ma siete sicuri? Ma ci sono davvero. Macchinario per i pettorali, quello che devi spingere avanti. Prima di te a quella macchina c'è sempre Rambo. Una montagna di muscoli. È più alto di te anche da seduto. Sembrano due valigie. Do puppone sembra l'abbiano pinzato. Poi però c'ha le gambine secche. Col 47 di piede. E le gambe fini. Sembra un merlo. C'è presente come è fatto il merlo? Corpetto grosso. E le gambine fini. Cuffie Bluetooth all'orecchio. Peso al massimo dietro. 150 kg. Li tira su a questa maniera. Boom. Boom. Quando va via apre lo sportello della macchina, gli rimane in mano. Finisce lui, sta a te. C'ha le cuffie col filo che ti ci intrighi da solo. Te le sistemi un po' alla meglio. Poi c'hai da rivalutare un attimino il peso. Perché te c'è in 50 kg urlarsi neanche un muletto. Però non ci vuoi passare neanche troppo male. Accanto a te c'è una ragazza, anche discreta, che tira su 30 kg. Te almeno 40 ce la devi fare. Sicché levi il fermo, lo metti a 40 kg. Musica a tutto volume. Ce la fai a tirarlo su. La ragazza se ne accorge e ti guarda. E te così. 40 kg, sì, c'è ancora l'ernia regge. Il problema ora è tirarlo giù. Hai dato tutto per tirarlo su. E ora giù. Non ce lo metti. E più che passa il tempo e più che duri fatica. Sei nella merda. Aiuto! Aiuto! Pompieri! Poi, con le ultime energie rimaste, lo lasci in da. Boom! Sei sfatto. Ti fanno male le gambe, le braccia. Sembra t'abbiano picchiato. Bevi un litro d'acqua, poi va alla macchinetta a pigliare per le barrette energetiche che fanno schifo. Sembra di mangiare il polisterolo dolce. In una situazione normale non le mangeresti mai. Ma non ne puoi fare a meno, hai bisogno di zuccheri per sopravvivere. Vedi tutti quelli muscolosi allo specchio a fare le mosse. Ti fai coraggio, lasci perdere le macchine e vai nella sala dei pesi. L'hai già fatti, a casa c'hai quelli o l'acqua dentro. Questo è il tuo campo. C'è sempre la ragazza che era di là, sta facendo dei pesi da 5 kg. Te per farti vedere almeno 8, 7, no, li pigli in mano, sei tutto rosso. Speriamo non cassi addosso. Parti. 1, 2, andiamo, questi ce la fai. 1, 1 e mezzo. Quasi due! Basta! Non ce la fai. Rassegnati. Sei una mezza sega. Vai a piangere sotto la doccia. No! Io voglio fare a palestra! Vai sulla panca. Parti con 5 kg. No! 4 kg. No! Alla fine trovi il peso giusto e inizi a pompare. Riprendi fiducia. 4, 5, 6, 7. Poi ti senti picchiare sulla spalla. È il signore che fa le pulizie in palestra. Ma che fai? Come fo? Fo pesi per allenare pettorali. Cormoscio per dar cencio. Ridammelo, c'ho da pulire in terra. Ti alzi demoralizzato. Passi davanti la reception, dove ci sono tutti i bussoloni olorati. Il personal trainer ti guarda e capisce subito che tra te e lui non ci sarà nessun rapporto. Ti vai a fare la doccia, esci, ti fermi e ti dici a presa di culo. Come lo fa l'abbonamento, mensile o annuale? Ma ora non lo fate? Ti fa l'abbonamento di un paio d'ore e a me mi avanzano. Non mollate, ragazzi e ragazze. Lo sport è importantissimo. E voi palestrati muscolosi, se vedete qualcuno che entra in palestra e fa la panca col moscio per dar cencio, non lo pigliate in giro. Anzi, esaltatelo, caricatelo. Poi a fa la panca col bacchio per dar cencio, c'è il moscio e anche molle, peserà il doppio.